Questa storia di Natale è vecchia di 2000 anni fa, eppure sempre nuova. Sono tanti i fatti pietosi che avvengono ogni giorno e provocano tristezza e dolore, ma poi il tempo fa dimenticare tutto. La storia di un bambino che 2000 anni fa nasce in una grotta al freddo e al gelo, se ancora oggi viene rievocata e fa tanta tenerezza, deve pur avere un motivo particolare. Nei popoli antichi tutti aspettavano il Salvatore che risolvesse i loro problemi. Il profeta Isaia, 700 anni prima della venuta del Messia, diceva alla sua gente: «Guardate che verrà una luce che illuminerà il mondo». L'uomo contemporaneo aspetta che nel mondo intero ci sia giustizia, pace, benessere per tutti, salute, serenità, tranquillità. Anche i potenti della terra, i politici, i capi delle nazioni, le amministrazioni di ogni grado promettono e mantengono poco o nulla. Per questo nell'uomo di oggi regna la sfiducia, il pessimismo. La soluzione dei problemi la propone questo bambinello di Betlehem e l'annuncia per primi ai pastori, categoria considerata nella storia di un tempo la più disprezzata, tant'è vero che la legge non consentiva che un mandriano o un pecoraio potesse testimoniare in tribunale. Ed ecco la soluzione proposta: pace in terra agli uomini di buona volontà. Se avrai occasione di fermarti a guardare il presepio, anche a te viene dato questo annuncio, e guardando la serenità del bambinello avverranno in te strane sensazioni e comincerai ad abbozzare un sorriso intravedendo un cammino che porta alla pace e alla serenità. Utopia? Certamente, se rimaniamo quelli che siamo. Se invece ci sforzeremo di contribuire ognuno di noi e mettere la nostra buona volontà, il mondo gradualmente potrà cambiare e quel sorriso di tenerezza che spontaneamente rivolgi al bambinello del presepio potrà diventare l'espressione perenne della tua quotidianità. Il sorriso di Natale a tutti, persone care, amici e nemici, simpatici e antipatici, datori di lavoro, capo ufficio, concorrenti negli interessi, nelle idee politiche, sociali, religiose. Il sogno di un mondo nuovo si concretizzerà con il tuo contributo che esprimerai con il sorriso di Natale. Buon Natale! Detto così, è motivo di autentica gioia.